Buongiorno a tutti, ben ritrovati in nuovo appuntamento con Tutti in Campo in diretta negli studi di Sport Italia in questa mattinata con Giada Giacalone. Ciao Giada, da un po' che non ci si vedeva qui a Tutti in Campo. Esatto, buongiorno Cristel, a te i nostri telespettatori per una mattinata decisamente ricca, perché è un mercoledì un po' insolito, ci sono due match fondamentali per motivi differenti, si recuperano le due gare non disputate per gli impegni di Supercoppa. Da una parte c'è una sorta di match ball, sull'altro versante c'è chissà si salvi chi può, potrei definirla così, in terra nero-verde con il Sassuolo di Emiliano Bigica contro il Napoli, dunque mattinata decisamente ricca. Esatto, infatti lo vediamo anche alle nostre spalle, i due appuntamenti di quest'oggi, ci sarà la sfida tra Napoli e Sassuolo, però ci sarà anche la sfida tra Inter e Atalanta, due gare ovviamente diverse, Inter e Atalanta per quanto riguarda poi le zone più alte della classifica, come dicevi tu invece il Napoli contro il Sassuolo, due situazioni complicate, sì. E attenzione perché il Napoli potrebbe anche cercare di approfittare della situazione alquanto complicata che sta vivendo il Sassuolo dopo il cambio della guida tecnica da Dionisi a Bigica, tra l'altro un tecnico che noi conosciamo molto bene qui su Sport Italia, l'abbiamo seguito fino a pochi giorni fa praticamente con il campionato fino primavera. Domenica. Esatto. Fino a domenica poi... era in campo nel KO con la Lazio, un allenatore che conosciamo bene perché il suo percorso da allenatore inizia tanti anni fa anche con le nazionali carnevali, è stato avvisato poi il responsabile del settore giovanile Palmieri ed è stata presa la decisione, però domenica è stata ancora una giornata di grande confusione. Che poi sembra strano, adesso ve lo facciamo ascoltare anche Bigica perché ne parla, sembra strano perché poi effettivamente l'esonero di Alessio Dionisi era nell'aria, anzi certo. Forse ci sorprendiamo di come questa scelta sia arrivata adesso, mm-hmm. Praticamente alla fine di febbraio, quando la situazione insomma già si faceva complicata mesi fa. Sono d'accordo con te, all'inizio dell'anno o comunque nella parte finale del 2023 sì, dicembre, in diretta avevamo già detto attenzione, quando abbiamo avuto carnevali l'ultimo giorno di mercato Alfredo Pellulà è stato chiaro, probabilmente si aspettavano un cambio repentino di atteggiamento da parte della squadra, perché adesso sono curiosa anche di capire questo, io sono sempre scettica a dire che la squadra sta giocando contro. Parleremo più tardi perché tanto abbiamo tempo anche della prossima giornata di Serie A, perché ci saranno tantissimi match importanti sia per quanto riguarda le zone più alte della classifica sia soprattutto per quanto riguarda la lotta salvezza, ma lo vedremo fra poco perché stiamo parlando di Sassuolo, stiamo parlando del nuovo tecnico, poi parliamo anche della preparazione del Napoli, ci mancherebbe altro, per poi spostarci anche ad Inter-Atalanta, prima però le dichiarazioni di Bigica su appunto questo nuovo ruolo come tecnico della prima squadra del Sassuolo. Alla pari, sono situazioni insomma diverse, però alla pari sotto tanti punti di vista. Quindi la prossima ci sarà l'Hellas Verona, però prima, come dicevamo, c'è oggi da affrontare il recupero della 21esima giornata il Napoli. Allora ritorniamo anche sui nostri passi, concludiamo anche la parentesi delle dichiarazioni di Bigica, perché lui proprio di questa lotta salvezza ne parla, anche consapevole insomma della difficoltà, ma consapevole anche di quelli che sono, di quelli che sono gli obiettivi e le motivazioni del Sassuolo. Poi però in capino una stagione da dimenticare completamente e il valore di questi giocatori. Esatto, perché comunque si è abbassato. Nella passata stagione avrebbero avuto ovviamente una valutazione totalmente diversa per d'Italia, quello che era la grande stato stagione, certo. Invece che ci sia stata una svalutazione anche degli stessi giocatori è abbastanza chiaro. Tra l'altro tu dicevi vedi movimenti, vediamo dei movimenti perché c'è Manuel parlato. Sai dov'è? No. In stazione, perché si appresta ad andare... Sassuolo, giustamente, perché si gioca fuori, si gioca in trasferta, cioè Sassuolo-Napoli, vedremo se riusciremo a parlare anche con lui. Magari Reggio Emilia Padana è la stazione di riferimento, è Reggio Emilia Media Padana. Ah, perfetto, poi dopo ne parliamo anche con lui delle tutte le sue fermate. A tal proposito, aveva parlato, noi già avevamo ascoltato no, ma avevamo già preso le dichiarazioni di Victor Osimhen che aveva parlato del ritiro in Costa d'Avorio con la sua nazionale, con la Nigeria. Durante quello che è stato il percorso della Coppa d'Africa, che come sapete noi abbiamo seguito ovviamente da vicino e vi abbiamo raccontato in tutto e per tutto, già lui aveva parlato del suo futuro, aveva detto io ho già le idee chiare, il mio futuro praticamente non sarà a Napoli, questo era il sottotesto, questo è quello che diceva tra le righe Victor Osimhen. Ha parlato anche nella giornata di ieri il capitano nella Nigeria, ovviamente del suo compagno di squadra, ha parlato di Victor Osimhen e ha detto, ti riporto tali parole, Trostekong dice so dove giocherà l'anno prossimo però non posso dire nulla. Insomma è una strada già abbastanza spianata, se prima non avevamo dubbi, insomma ne abbiamo ancor meno in questo momento, però era abbastanza chiaro, se dovesse perdere Victor Osimhen e Kvaratskhelia
per la prossima stagione il Napoli? Ma io ti dico, se non dovesse esserci la Champions League... Che è una situazione abbastanza già quasi apparecchiata. Sì, se non dovesse esserci la Champions League, io lo trovo quasi... Ci fermiamo anche noi Giada, perché c'è la pubblicità, poi ripartiremo dal Napoli, ma poi dobbiamo parlare anche di Inter, Atalanta. Abbiamo proprio i due protagonisti di questa Inter. Alle tue spalle c'è Simone Inzaghi, alle mie spalle c'è Lautaro Martinez. Non poteva essere altrimenti, perché tu parlavi giustamente anche del percorso di maturazione fatto da Simone Inzaghi nel corso della sua carriera, ma anche un percorso di maturazione assurda che ha fatto Lautaro Martinez in questi ultimi anni anche in nerazzurro. Che età hanno messo quello più vicino a te dalla tua parte e il più grandino dalla mia, visto che però abbiamo due grandi grandissimi di questa Inter, quindi alziamo le mani. Però il percorso che è stato fatto è importante, anche questo cambiamento che secondo me c'è stato in maniera assurda dalla finale disputata lo scorso anno ad Istanbul di Champions League. Da lì secondo me è cambiato praticamente tutto. Si dice che le ferite ti fanno crescere, no? Le delusioni ti fanno crescere, si dice sempre questo, non so quanto sia vero nella vita, ma nel calcio evidentemente sì, perché quest'Inter è cresciuta da quella finale, è cresciuta da quegli errori di Romelu Lukaku, seppur non più con il belga. Ma l'Inter può guardarsi allo specchio e sorridere dei progressi che ha fatto, no? Poi si può discutere, perché nessuno è infallibile, nessuno è perfetto, si può discutere sul mercato fatto, se forse un attaccante di un peso maggiore rispetto ad Arnautovic e a Sanchez avrebbero aiutato ulteriormente Simone Inzaghi. Assolutamente sì, si può discutere di tutto ed è anche giusto farlo da parte nostra, che siamo cronisti, e nel raccontare quotidianamente le vicende di casa Inter. Però va fatto un plauso a questa squadra, va fatto un plauso alla squadra che ha Simone Inzaghi e, come ti dicevo prima, allo stesso allenatore. Al lavoro che ha fatto anche la dirigenza, no, per quanto riguarda il mercato, perché poi sappiamo anche della situazione a livello economico abbastanza complicata per questa Inter, quindi poi anche le scelte che sono state fatte, tanti i giocatori che sono arrivati a parametro zero e quelli che arriveranno, attenzione, a parametro zero, perché ora l'abbiamo lasciato un po' in secondo piano, perché si tratta del futuro di questa Inter. Materemi e Zielinski sono due colpi a parametro zero importantissimi. Ascoltiamo anche Gasperini, perché abbiamo le sue dichiarazioni anche dell'Atalanta. Compare qualcun altro? No, non compare. Quasi. Matteo Facecchia dal coordinamento fra poco ci farà vedere una cosa. Ok. Io so, noi sappiamo che segui, no, anche in maniera importante, seguiamo in maniera importante, non lo so, mettila come ti pare, Mare Fuori, giusto? Sì. Che è una serie TV, perfetto. Sì. Per chi non lo sapesse, noi intanto vi specifichiamo, Mare Fuori è una serie TV. Tra l'altro... fra poco ti faccio vedere delle somiglianze. Voglio vedere se tu ci avevi già pensato. Va bene, sei pronta? Sto già pensando. Parliamo anche dell'Atalanta. Per fortuna sapevo cosa ha detto ieri in conferenza Gian Piero Gasperini, così dopo ormai ne possiamo parlare. Ma tu focus. Mi hai lasciato con un dubbio, perché dicevi bene, seguiamo Mare Fuori, ne abbiamo discusso diverse volte. Ho evitato di farti spoiler, visto che eri un po' indietro rispetto... Sono ancora indietro, però... Come? Sto recuperando piano piano. Devi accelerare. Vabbè, detto qua, ampia la falcata, vai più veloce. Però mi hai lasciato con un dubbio che io adesso devo capire. Vuoi vedere? Sì. Dai, questo non puoi dirmi. Formato ulteriormente. Adesso la grande chance con l'Atalanta. Però deve ancora dimostrare tanto Gianluca Scamacca. Ha sicuramente una fisicità che lo aiuta rispetto a tanti altri attaccanti. Però ci vuole di più. Ci vuole di più per essere considerato un campione in Italia. Ci vuole di più, deve trascinare questa squadra, al momento ancora non l'ha fatto. E dunque credo che considerare Gianluca Scamacca un campione sia il problema stesso del ragazzo, perché deve lavorare tanto, ha un ambiente perfetto nel quale lavorare, perché Zingonia è un gioiello sotto tutti i punti di vista, ci siamo stati diverse volte, è il quartiere generale dell'Atalanta dove realmente un ragazzo può crescere, da quando è alto così fino a diventare un campione, però lo devi diventare un campione se vuoi quell'etichetta. E ancora credo che il percorso di Luca Scamacca non l'abbia portato a essere definito tale. Poi ci saranno anche tante valutazioni da fare nel corso di questa gara, perché poi ci sono anche cenni, no, storici del passato che possiamo fare, passato assolutamente recente a quest'estate, perché poi anche Gianluca Scamacca era stato un giocatore, insomma, cercato in maniera importante dall'Inter, che poi è andata su altre scelte, cambiando totalmente direzione. Poi c'è stato, insomma, l'arrivo di Pavard, insomma, sono state fatte scelte diverse dalla dirigenza nerazzurra. Dobbiamo chiudere questo capitolo perché ne dobbiamo aprire un altro. Prima parlavamo di allenatori, tu prima parlavi e citavi anche la situazione della Lazio, che effettivamente è una situazione particolare. Le ultime dichiarazioni di Sarri ci portano a pensare questo. Ancora lamentare da parte del tecnico per quanto riguarda il mercato, no? Se io dico che voglio un giocatore di Serie A e mi fanno scegliere tra giocatori di Serie C e Serie B, insomma, facciamo un po' fatica. Sono state anche dichiarazioni abbastanza pesanti del tecnico stesso, però che qualcosa si sia rotto
non lo scopriamo oggi, ma già insomma da diversi mesi. Io mi chiedo se mai ci sia stato qualcosa di intero, adesso esagerando chiaramente il mio concetto, però faccio fatica a pensare che si sia rotto per un determinato episodio. Io credo che siano due modi di fare calcio e pensare calcio molto diverso tra la proprietà e Maurizio Sarri. I risultati in campo comunque stanno dando ragione all'allenatore, almeno parzialmente. È una Lazio che sul campo sta rispondendo, è trascinata forse dai soliti. Quando gli viene chiesto se sono spariti dai radar alcuni giocatori, lui fa questo discorso: giocatori, io chiedo A, mi arriva B e C. È una pugnalata per lo spogliatoio. È una pugnalata per lo spogliatoio, certo. Perché quel famoso bastone e carota a cui facevo riferimento prima di Giampiero Gasperini, è qui, io lo vedo come solo un bastone. Riconoscere che non hai quelle, le altre scelte, no? Insomma, a disposizione per poter effettivamente andare a disputare tutti gli impegni che hai nel corso di questa stagione. Ti rendi conto di questo, di non avere una formazione completa per poter affrontare appunto tutte le diverse competizioni. Quindi situazione Maurizio Sarri a tenere monitorata, sì, per l'estate. Situazione Bologna, Monza, Fiorentina, Juventus, tutte per motivi diversi, tra l'altro, no? Napoli, perché se citi Bologna, Sassuolo, è perché magari Thiago Motta meriterebbe forse, esatto, per qualcuno per un'altra piazza, no? Seppur poi se arrivi in Europa magari ci rimani a Bologna. Ieri ha dichiarato: io sono stato in grandi città, mi sono trovato bene, ma sto anche alla grande a Bologna. Certo, io lo capisco. Si sta benissimo a Bologna e questo è ovvio sottolinearlo, soprattutto se sei quarto in classifica e soprattutto se rischi di andare in Champions. Quindi situazione Juventus è diversa invece, perché non piace più forse questo modo di fare calcio di Massimiliano Allegri all'ambiente Juventus, e quindi potrebbe esserci un futuro diverso. Di Napoli abbiamo parlato, di Paladino lo accosto proprio un po'. Anche lo stesso Thiago Motta, per esatto, quanto riguarda proprio la Juve. Per questo. Sì, assolutamente. Paladino lo accosto un po' al discorso che abbiamo fatto per Thiago Motta, ovvero magari un'altra chance più importante, una piazza più importante rispetto a quella Brianzola. Io so dove vuoi arrivare. C'è un nome che vuoi fare in giro per l'Europa? Facciamo un nome in giro per l'Europa, perché l'hanno fatto i colleghi di Tutto Sport, quello? Anche. Il nome di Zinedine Zidane? Anche. Adesso, tra fantamercato e sogni, no? Perché credo che a tutti possa far piacere, noi cronisti, vedere un allenatore come Zinedine Zidane alla guida di un club italiano. Le ultime sue esternazioni ci portano anche a questo, perché è stato intervistato e lui stesso ha dichiarato: beh, un giorno magari mi piacerebbe, no, tornare in Italia e perché no allenare un club italiano. Tra il mi piacerebbe e il perché no, c'è di mezzo tutta una questione economica, certo, che difficilmente ad oggi un club italiano potrebbe permettersi lo stipendio di Zinedine Zidane. Poi, se questo virgolettato strizza l'occhio alla Juventus... La finestra invernale di calciomercato è stata povera sotto questo punto di vista, sì, anche per quanto riguarda le notizie. Di sicuro non sarà così per quell'estiva, per i tanti motivi che vi abbiamo elencato, per le tante situazioni per quanto riguarda le diverse squadre che andranno chiarite, anche il futuro della Juve, ma non solo, il futuro del Milan, perché ecco, quando certo, parliamo di cicli che sono chiusi, verosimilmente anche quello del Milan con Stefano Pioli è un ciclo chiuso, un ciclo che si chiuderà e saranno pronti poi i rossoneri, insomma, ad aprirne uno nuovo. Anche in questo caso per il Milan si parlava di Thiago Motta, attenzione sempre alla figura di Antonio Conte, che comunque e non se Pioli ci vincesse sono. L'Europa League? Secondo me non cambierebbe. Non cambierebbe? Non cambierebbe nulla, intendi? Non cambierebbe l'allenatore? Non cambierebbe nulla. Ah. Tu la pensi diversamente? Pensi no, che la vittoria dell'Europa League possa effettivamente... Bisogna sempre capire il budget a disposizione, poi lo capiremo, vedremo. Non vedo l'ora che arrivi quest'estate, effettivamente posso anche io dirlo. Per andare al mare. Per il mercato, per il mare, adesso dobbiamo dire per il mercato, poi adesso appena finisce la trasmissione posso ci leviamo il microfono, diciamo anche, per il mare, vabbè, anche vabbè, per il mare. Vabbè. Allora, solo per il mercato. Viviamoci così, però facciamo nel caso in cui ci fosse la possibilità di andare al mare, noi non disdegneremmo la cosa. Giada, grazie. Ci salutiamo, grazie esatto, mille. Un po' passare così. Passa così. Grazie mille a Giada Giacalone, grazie a voi per essere stati con noi. Ci vediamo domani, sempre alle 9, sempre qui su Sport Italia con Tutti in Campo.